essere qui questa sera, pensavamo di essere in pochi, ma non ci sono più posti, quindi vuol dire che va bene così. Allora, il mio preambolo parla di due concetti fondamentali, secondo me. Uno si chiama sinergia, l'altro si chiama biodiversità. La sinergia è la relazione di due o più agenti che lavorano insieme per produrre un risultato non ottenibile singolarmente. L'altro aspetto invece è biodiversità, perché nel senso spesso, no, rindonda nelle nostre orecchie argomentazioni di questo tipo, biodinamico, biodiversità, tutela del territorio. Allora, biodiversità, la diversità biologica o biodiversità in ecologia è la varietà di organismi viventi che nelle loro diverse forme e dei rispettivi ecosistemi comprende l'intera variabilità biologica di gene, specie, nicchie ecologiche ed ecosistemi. Noi non vogliamo fare polemica né con gli amministratori né con i politici del territorio, però vorremmo anche una certa presa di posizione netta e chiara. Noi come associazione siamo contenti, penso che tutti noi siamo contenti, ma ci accontentiamo solamente se ci arrivano dei fatti concreti. Noi non siamo disposti a concedere nemmeno un centimetro, non faremo sconti a nessuno, quindi nessuno può dirci: ah, ma abbiamo fatto qualcosa. Non è abbastanza. Noi per il nostro territorio non ci accontentiamo, non siamo pronti a scendere a compromessi, ma scegliamo tra i 250 ettari, c'è ancora una parte che si può vendere? No, signori. Basta, erano 800, sono rimasti 250. Dobbiamo fare ancora compromessi? Basta. Perché il Montefeltro è fatto di cittadini che hanno delle abitudini. Perché c'è chi va a tartufi, e in questo caso parliamo di legge regionale, c'è chi va a funghi, c'è chi va a cavallo, c'è chi va a passeggiare, e tutti, se si trovano queste recinzioni, non possono più fruire del territorio come tradizionalmente hanno sempre fatto. Allora però, per capire un attimo se mi intendevo di tartufi, ho fatto le domande ai componenti dell'associazione che vanno a tartufi e gli ho chiesto: ma fatemi capire come si va a tartufi, come funziona. E allora tutti mi hanno parlato della passione, perché in fondo per me stare su prestissimo la mattina, cioè, è un sacrificio. Invece questi: no, è bello stare su, andare nel bosco, è stupendo. E poi una ragazza mi ha detto una cosa bellissima, mi ha detto: andare a tartufi è una poesia. E io ci sono rimasta, ho detto: come una poesia? Samuele, andare a tartufi è una poesia, perché tu sei nel bosco con il tuo cane, un rapporto speciale con la natura e con il cane, tu lo osservi, poi a un certo punto vedi che il cane si ferma, allora dice: a me mi si ferma il cuore, perché ho capito che ha sentito qualcosa, e a quel punto la poesia continua, perché il cane mi segna, mi indica, e io prendo la terra in mano. Questa cosa mi è piaciuta tantissimo. Io prendo la terra in mano, e io ci sono rimasta, ma è vero? Prendo la terra in mano e sento l'odore, sento il profumo del tartufo, e il cuore inizia a battere velocissimo. Allora, no, questa magia è da tutelare. Cioè, tutti lo devono fare. Tutti quelli che vogliono provarlo devono essere liberi di farlo. Buonasera a tutti, vi ringraziamo per aver partecipato all'assemblea che si è tenuta presso la sala dell'Unione di Macerata Feltria. Siamo stati molto contenti perché abbiamo trovato tantissimo interesse da parte di tutti i partecipanti. Il nostro impegno evidentemente è un impegno che è sentito e condiviso da tutti gli abitanti del Montefeltro. Chiediamo di non abbandonarci, perché la nostra lotta è appena iniziata. Pertanto vi ricordiamo di seguirci sulla pagina Facebook Terra Montefeltro, dove potrete trovare tutti gli aggiornamenti relativi sia ai nostri prossimi incontri, sia a tutti quelli che saranno i progetti che andremo a trattare. Abbiamo anche una mail, che è terramontefeltro@gmail.com, a cui potrete far pervenire tutte quelle che sono le vostre idee o comunque i vostri consigli. Grazie.